Ed entrare nella stanza dell'Hilton, lei ha detto: mi manca il mio camper. Cioè, anche a me in effetti non piacciono più le stanze d'albergo. Oppure siamo andati all'isola d'Elba, l'isola d'Elba non c'è grande spazio per dormire fuori. Oggi sono andati in campeggio, poi abbiamo uno scooter nel camper, quindi tiri giù tutto il giorno in giro con lo scooter e via. Nel tornare a Carmo, abbiamo dormito due notti in campeggio, nel tornare a Carmo mia moglie mi fa: sai che a stare in campeggio ho avuto la sensazione dell'oppressione? E io lo stesso, io in campeggio non stavo bene, cioè ho bisogno dello spazio libero. Allora noi quando andiamo in giro, a parte che per dire, non ci fermiamo mai, cioè non, è difficile che più di una notte noi ci fermiamo in un posto, e ci piace questo fatto di dormire nelle piazze, cioè magari dove ci sono altri camper, naturalmente non in zone isolate, però l'idea di dire siamo per strada. E per me la sensazione di essere per strada è una cosa che fin da ragazzo dormivamo sui marciapiedi a volte, cioè quando giravamo da ragazzi, perché ci piaceva così. E ancora adesso mi piace l'idea dell'essere in giro, di essere libero fuori dal... Ovviamente il fatto che magari andiamo in un albergo, piove, c'è brutto tempo, mamma mia. A me personalmente, dopo magari ovviamente sono gusti, a me piace molto dormire sul camper o sull'andò quando piove, perché senti il rumore della pioggia. E uno può dire, ma che fastidio, invece a me piace tantissimo. Magari fosse la tenda un po' più... La tenda magari la sera notte attaccato via, perché non vuole che si fa in parte un tempo. Tenda le bestemmie, Però te ricordi, anche dopo 50 anni. Racconto un aneddoto all'isola d'Elba, in campeggio, parecchi anni fa, con tre amici, diluviava quella notte, già la tenda eravamo stretti. Però dormi e dici vabbè, lascia che piova, e sento un mio amico che si alza in piena notte col diluvio, la cerniera della tenda, e lui che esce, e fra me e me, non svegliandosi, pensavo dove starà andando, che cioè sta diluviando, o gli scappa talmente tanto che non può tenerla, e la mattina dopo gli dico: ma dove sei andato stanotte che diluviava, ti ho sentito? È venuto in mente che avevo lasciato le ultime scarpe che avevo fuori, non ci sono dovuto andare a recuperare, per dire che è proprio quel momento lì. Sì, però sono gente, si fanno in compagnia, quindi hanno un piacere. Accettare quello che capita e trovare il modo migliore per superarlo. No? Le prime volte con le tendine che entrava l'acqua, che sento l'acqua degli asciugamani che usi quello. Basta usare i remi che non vai a però poi ci sta. C'erano le tante domande, spero di... Scusa, i pannelli sono quelli che fanno adesso? Sì. Che si possono utilizzare mentre cammini o vai in bicicletta? Sì. Cioè, sono validi, nel senso puoi ricaricare un po', usando un po'... Sì. Allora, i pannelli solari, ovviamente... Compatta, pannella... Sì, certo. Esistono pannelli solari di grandezze esagerate, esistono pannelli solari miniaturizzati per la ricarica di power bank, che poi utilizzerò per caricare il telefono, caricare la lanterna o caricare qualsiasi altra cosa. Quando siamo di fronte comunque a assorbimenti bassi, si parla di milliampere, no? Le batterie dei telefoni vanno in milliampere. I pannelli solari, anche se sono di piccole dimensioni, riescono a fornirmi energia sufficiente durante la giornata, mentre cammino, che ce l'ho sulla schiena, e a ricaricarmi questo power bank, che magari alla sera non utilizzo tutta l'energia per caricare il telefono, utilizzo metà, quindi il giorno dopo sarò in credito di energia. Che fa la differenza è il silicio che si utilizza per i pannelli solari. Forse non tutti lo sanno, esistono quattro categorie di silicio come la frutta e la verdura, la prima, per seconda, terza e quarta categoria. Ovviamente la resa varia a seconda di quale categoria è. La quarta categoria del silicio praticamente è gli scarti del silicio vengono triturati, compressi l'uno con l'altro, una specie di truciolare di silicio, forniscono energia ma a compressazioni molto più basse. Quindi
dicevamo prima, attenzione ai materiali. Ormai il commercio, il mondo del commercio ci offre di tutto e di più. Tutto e il contrario di tutto. Bisogna un attimino informarsi e comprare il prodotto giusto, giusto per noi, ma che abbia delle caratteristiche importanti. Ovviamente non sarà il prodotto che costa di meno in assoluto, perché quello ovvio. Potremmo trovare un certo tipo di prodotto che ci interessa, che conosciamo, che magari uno lo venderà a 10, l'altro lo venderà a 9. Ecco. Però il silicio costa, la tecnologia per tagliare, chiamiamo tagliare le fette di silicio, sono tecnologie costose. E quindi se dobbiamo fare, ovviamente, se devo andare in Maddalena, posso anche acquistare un qualcosa di abbastanza, diciamo, economico. Se devo fare un'impresa, tipo abbiamo dei clienti che sono partiti 3 anni fa, 2016, gennaio 2016, ecco, in bicicletta, sono partiti dalla Patagonia e stanno andando verso gli Stati Uniti, ma in questo momento sono in Colombia. Colombia? Dopo 3 anni. No, padre, e madre, loro non possono permettersi di acquistare delle cose che li possono lasciare piedi. Cioè, devono acquistare delle cose perfette. Idem, avranno sicuramente, adesso io non sono al corrente, però avranno sicuramente i pannelli solari. Perché no, ad ogni modo, ne avevo una cosa da tenere presente, che a volte non ci si pensa. Oggi come oggi, se lasciamo stare il lusso, diciamo sol Fendi o roba del genere, della moda, così, con il fatto che esiste internet, quindi i prezzi sono pubblici, con il fatto che tutte le aziende hanno necessità di vendere, a quel punto qui non c'è più nessuno che fa la cresta, cioè se un prodotto costa 100 e l'altro 200, c'è un motivo. Cioè non è più così vero come si diceva una volta, ho risparmiato perché ho preso quello da 100 perché magari là costava di più rispetto a di più. Oggi come oggi, anche perché anche noi come commercianti non facciamo più i prezzi, perché praticamente è internet che lo decide. Abbiamo venduto stamattina un frigorifero con il cliente che è anche un amico, mi dice guarda, io lo prendo qui, però su internet l'ho trovato quel prezzo qui. Cioè ormai, e quindi ti devi stare intorno a quel prezzo lì, cioè i miracoli non lo fa più nessuno. Cioè, quindi, se ci sono differenze di prezzo, oggi, soprattutto oggi, la differenza c'è. E sull'elettronica, purtroppo, gli sbalzi sono alti. Ma già il discorso, no, sono andato in Cina, per esempio, e parlando con loro, dicevano, voi dite che il prodotto cinese è scadente. Ed è vero, ma è colpa vostra, perché voi venite con un prodotto, magari vostro, fatto bene, e mi dite lo voglio, che sembra questo, che costi meno possibile, e noi ve lo facciamo, però se lo volete anche migliore, noi ve lo facciamo anche migliore, tant'è che tante aziende hanno le fabbriche in Cina perché costa meno la manodopera e fanno un prodotto di alto livello, usano solo i cinesi perché gli costa di meno come manodopera, però il prodotto poi quando arriva è su di prezzo. Cioè oggi come oggi non c'è più il discorso di... cioè i prezzi ormai sono quelli. Perché oggi abbiamo avuto un prodotto. Sì, sì, ma intendo dire, cioè, la differenza di prezzo, poi uno valuta, dice a me non mi serve di spendere, ne so, 100 euro quando ho esigenze per un prodotto da 50 euro. Esatto, l'importante è l'esigenza, come dicevo prima, se devo andare a fare una passeggiata in Maddalena, posso prendere il seggiolino se sono stanco, questo qua. Se devo fare l'impresa, che comunque devo fare tutto il tramuglio in bicicletta, ogni sera mi fermo, ho pedalato per 7 ore, sono distrutto, magari se prendo quel seggiolino lì mi riposerò e il giorno dopo sarò anche più riposato a pedalare. Ecco. È l'esigenza comunque la cosa da tenere presente per tutto il campeggio. Come ho detto all'inizio, quello che può essere indispensabile per lui potrebbe essere assolutamente inutile per me. Tutto lì. Se poi volete, qua ci sono dei cataloghi che potete prendere su, che
se uno vuole dare un'occhiata eccetera eccetera, con cataloghi vari, può prenderli su pure tranquillamente, se volete anche dare un'occhiata da vicino. Ah, ecco una cosa che avevo dimenticato, un'altra curiosità che so che a qualcuno ha apprezzato molto qua, qui presente. Questi sono dei pasti liofilizzati che non sono le zuppette che si comprano al supermercato, sono dei pasti bilanciati a livello nutrizionale per chi deve fare le cose che comunque alla fine della giornata hai bisogno di un certo apporto energetico, di non mangiare sempre le stesse cose, e qui addirittura basta mettere l'acqua calda dentro nel sacchetto, che poi per esempio questo è carne con i peperoni. Ovviamente noi italiani non siamo molto portati alle cose, però effettivamente una persona che deve fare un certo tipo di impresa e non può portarsi dietro i pacchi di pasta, giustamente c'è un'evoluzione anche in queste cose dell'alimentazione. Beh, adesso voi vedete, però io li ho mangiati e sono ottimi. Sì. Cioè, per esempio, io li ho usati, adesso eravamo alle Svalbard e viaggiavamo con temperature meno 20, meno 17, termos classico con dentro l'acqua bollente, ci si fermava, butti dentro l'acqua, lo mescoli un po' bene perché tanto perché l'acqua deve arrivare fino in fondo, lo chiudi, aspetti 3 minuti e poi lo mangi, ma lo mangi, cioè anche visivamente non è una pappetta o roba del genere, e poi è gustoso. Cioè, dopo c'è di pesce, c'è di carne, c'è sì, la paella addirittura, cioè c'è la pasta alla bolognese, cioè ovviamente cioè, fa più l'effetto di vederselo lì davanti che non poi quando lo mangi. E tutti quelli con piena l'hambre vanno in 13, l'hanno mangiato tutti senza. E nessuno ha avuto il da dire. Anzi, a mezzogiorno si mangiava quello, si mangiava volentieri, se non. Non è così, e ti dà energia, diventa un piatto completo. Siamo le spalle, e non è male. In mezzo al niente, con la motoslitta, ovviamente non posso portarmi dietro il forrello del corpo. Bisogna anche utilizzare certe cose. Piuttosto di mangiare sempre la tavoletta di cioccolato, esistono anche queste soluzioni. Che comunque, confermo, perché le abbiamo mangiate anch'io, sono gradevoli, ecco, non è, non ti danno le cose di... l'espressione di mangiare l'omogenizzato, comunque per noi palati italiani devo dire che 7 cioè, assorbe e liofilizzato e assorbe l'acqua, no? E quindi prende la forma del sì, cioè, ma anche il risotto, tu vedi il riso proprio nero, cioè lo mangi da esatto. Lo messo nel piatto, sì. Puoi metterlo anche nel piatto, se vuoi camminare se sei in giro, ma niente, mandarlo da lì, non hai il piatto, non hai niente, non hai il piatto da lavare, lo apri e quindi lo usi come contenitore. Bisogna provare il primo, passato il primo lo mangi, quindi c'è il discorso del ministro. Gli spinaci sì. Posso solo che ringraziarvi per la vostra attenzione, spero che comunque abbiate gradito la serata. Date pure un'occhiata tranquillamente, se avete delle domande io sono qua.